Allora, Presidente Cornacchione, lei è la Presidente della FASTER, che è appunto la Federazione delle Società Scientifiche che si occupano dei TSRM. Che lavoro state portando avanti? Buongiorno e grazie. La FASTER, come ha detto giustamente l'Associazione dei Tecnici di Radiologia, che diciamo, nasce come un'associazione di secondo livello, riconosciuta a livello ministeriale, e che nasce dall'esigenza di colmare delle lacune normative che in qualche modo possa indirizzare alla stesura di documenti che possano aiutare nelle best practice quotidiane i tecnici di radiologia. In quest'ottica, oltre che appunto la stesura documentaria, stiamo lavorando moltissimo sui focus delle carriere universitarie. Attualmente, purtroppo, nel panorama italiano non abbiamo professori riconosciuti in Med 50 come professionisti tecnici di radiologia e stiamo lavorando appunto per creare delle basi per poter avviare le carriere universitarie, cercando anche di elaborare borse di studio che possano favorire i professionisti che vogliono avviare questo tipo di percorsi e magari agevolarli anche nella possibilità di formarsi con adeguate conoscenze e competenze proprio per questi percorsi. Infatti, fin da subito la FASTER ha diciamo, in qualche modo curato anche dei corsi di metodologia della ricerca, proprio per creare, diciamo così, una conoscenza di base che possa facilitare appunto l'inserimento in questi contesti universitari. Ecco, cosa comporta non avere professori, non avere diciamo, una formazione accademica di livello adeguato? Beh, sicuramente rallenta una formazione specifica in questo ambito, perché per quanto possiamo essere professionisti formati in quest'ambito, poter lavorare anche all'interno delle università con un ruolo specifico e riconosciuto sicuramente potrebbe facilitare anche l'avvicinamento, oltre che la progressione di questa figura professionale, proprio perché indirizzata da professori specifici del ruolo, del profilo professionale ad avviare determinati percorsi ed accrescere quelle competenze dettate propriamente da chi di fatto quel mestiere lo fa quotidianamente.